È arrivato il momento di svapare. Svapomue. Basta mettersi il casco e siamo a posto. Diciamo che è una manifestazione turistica, l'obiettivo era quello di far conoscere l'Italia ai motociclisti e attraversandola da due città di mare, quindi abbiamo scelto Genova e Palermo perché, ripeto, prende tutta la penisola e poi il ritorno è comodissimo perché si può prendere la nave da Palermo e scendere a Napoli, a Livorno, Civitavecchia e Genova, quindi il ritorno, che sarebbe difficile da fare, in questo modo viene fatto in nave dormendo. Ma l'obiettivo principale, lo scopo principale con cui nasce questa manifestazione è fare tanti chilometri, tante curve. Noi facciamo 2500 chilometri per andare da Genova a Palermo, mentre invece di autostrada sono circa 1400. E quindi fare tante curve, far conoscere i posti. Oggi siamo venuti qui a Montesarchio, abbiamo visto la Rocca, tutta la cultura sannitica, eccetera. E facciamo così anche con gli altri paesi. Quindi curve, la cultura, i paesi e pure la parte culinaria, che è importante ed è molto diversificata in Italia mano a mano che la si attraversa. E non è una gara, non si può fare una gara, non vogliamo che sia una gara, anzi abbiamo dei tempi scanditi in modo tale che le medie alla fine risultino conformi a quelle del codice della strada, quindi assolutamente non è una gara. Per le gare facciamo attività in pista, chi può venire a correre andiamo in pista e lì si corre sul serio. E quindi questo è un po' l'obiettivo dei miei percorsi, delle mie gite turistiche, quello di far vedere i posti belli, di guidare e anche di socializzare, perché qui abbiamo un clima bellissimo tra stranieri, italiani, siciliani che viaggiano con i milanesi, quindi si crea una sorta di unione che purtroppo in Italia ancora oggi tante volte manca. Questa tappa vi siete fermati a Montesarchio, come siete stati accolti qui in Valle Caudina? Allora, siamo stati accolti benissimo, senza chiedere nulla. La Prologo ci ha organizzato un aperitivo sulla bellissima Rocca che sta in cima al paese e il sindaco ci ha accolto, ieri siamo stati a cena insieme, insomma una grande ospitalità da parte delle pubbliche amministrazioni di Montesarchio, che voglio ringraziare proprio pubblicamente, perché non sempre si trova questa ospitalità, normalmente veniamo accolti bene, però questo calore che c'è stato, questa spontaneità da parte delle amministrazioni e della Prologo di Montesarchio non è comune, quindi li ringrazio pubblicamente. Un'accoglienza spettacolare, ci siamo arrivati sotto la Rocca, aperitivo, freschissimo, buonissimo, graditissimo, però ci voleva. Ieri è stata la tappa più lunga, 476 km, quindi eravamo arrivati abbastanza e quell'aperitivo è stato un toccasana. Poi quell'ambiente lì, sotto la Rocca, panorama sotto, sembrava di volare in deltaplano. Fantastico, grazie Montesarchio. When I come to Italy I feel like I'm home.